Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Dopo l'ampio dibattito sul calendario della caccia, il Consiglio regionale ha esaminato la vicenda del cantiere della TAV in Val di Susa, votando 11 ordini del giorno presentati in materia. Approvato a larga maggioranza il documento di condanna degli episodi di violenza contro il cantiere presentato dall'ufficio di presidenza. Approvati anche l'ordine del giorno della Lega Nord sulla linea Genova-Rotterdam e quello di Fratelli d'Italia di censura delle affermazioni del consigliere del Movimento 5 Stelle. Respinti tutti gli altri. Daniele Cantore, Popolo della Libertà. Un ordine del giorno che vuole significare un apprezzamento per il lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine. È necessario che si riapra un confronto e che si isolino da tutte le parti i violenti. Monica Cerutti, Sinistra Ecologia Libertà. Oggi il Consiglio regionale ha perso un'occasione. È giusto sicuramente condannare tutti gli episodi di violenza in Val Susa, ma sarebbe giusto anche provare a dare legittimità a quelle che sono le ragioni del no. Raccontare i 40 anni di storia della regione attraverso i dati pubblici è l'obiettivo di Piemonte Visual Contest, concorso per designer, sviluppatori, scuole e aziende, realizzato dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con il Consorzio Topics. Il concorso prende il via il 20 settembre, si divide in due categorie, infografica e visualizzazione dati, e premierà i migliori 3 lavori di ogni categoria. Valerio Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale. Vogliamo che dalla creatività e dalla fantasia si possa passare dalle parole della grafica tradizionale a qualche cosa, quindi a una metodologia più accattivante che dia immediatamente all'utente la percezione di quanto la Regione, indipendentemente da chi l'ha governata, ha fatto per il Piemonte e piemontesi in 40 anni. Il Consiglio regionale e la Giunta, con la Federazione Italiana Piccoli Editori di Giornali, FIPEG, organizzano a Torino per venerdì 27 settembre un convegno sul sistema informativo locale. All'incontro sono previsti interventi di editori tradizionali e di testate locali online per discutere di un nuovo modo di fare informazione, anche attraverso il web. Appuntamenti a Palazzo Lascaris fino al 30 novembre e alla Fondazione Accorsi Ometto fino al 12 gennaio la mostra Pietro Piffetti, il re degli ebanisti, l'ebanista del re. È la prima rassegna monografica dedicata al raffinato artigiano, nato nel 1700 a Torino, dove è morto il 20 maggio 1777. Tancredi e Giulia di Barolo, riforme, cultura e beneficenze nel Piemonte del primo 800, e la mostra visitabile alla Biblioteca della Regione che testimonia l'impegno culturale e sociale dei marchesi. Prossimi appuntamenti con le conferenze sul tema, il mercoledì 25 settembre e 2, 9 e 16 ottobre. Disegni e fotografie su tematiche animaliste al centro della mostra Animali trovati e salvati, nella sala incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale fino al 9 ottobre. L'evento sottolinea l'importanza della tutela e della salvaguardia degli animali. Ed è tutto dal Consiglio regionale. Appuntamento alla prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.